Ok ragazzi, allora, bisogna fare un briefing perché c'è talmente tanta carne sul fuoco che ho bisogno di mettere in fila le idee e ciò che bisogna fare perché è veramente, sto cominciando ad avere l'esplosione del canale. Allora, è bellissimo, quindi la prima cosa da dire in assoluto è grazie perché tutto questo è merito vostro. Quando voi arrivate, vi iscrivete, cliccate sulla campanellina, eccetera, è inutile dire che è l'aiuto più grande di tutti, anche se non sembra a voi perché basta cliccare. Ed è incredibile che il 51% di chi guarda il canale non si è ancora iscritto, quindi immaginate, potremmo essere il doppio di quelli che siamo sul numero degli iscritti. È un goal da raggiungere perché YouTube dà contenuti in più da poter dare praticamente al follower grazie al fatto che il canale viene molto seguito. Ora, il canale è straseguito perché siamo a una cosa come 770 ore in 28 giorni, quindi se dividete per 28 giorni superiamo le 24 ore al giorno di canale visto, quindi di seguito, quindi vuol dire grazie, è una figata. La cosa importante ora è aumentare il numero degli iscritti, perché chiaramente più abbiamo quelli, più tasti e bottoni mi mettono su YouTube per poter fare contenuti nuovi, tipo il tasto abbonamento, e magari con €1,90 al mese posso creare, restando qui 8 ore al giorno a farlo proprio per mestiere, creare contenuti a nastro. E chi è che non metterebbe un caffè poco più al mese per poter avere giorni e giorni e giorni di contenuti nuovi in anteprima a 4K? Ho delle idee stupende. Per esempio, una delle cose che faremo sull'abbonamento da €1,90 al mese, non di più, è che potremo almeno due volte al mese trovarci in diretta e dipingere insieme in diretta. Quindi domande a nastro che potete farmi, a cui risponderò in diretta, esperimenti che faremo in diretta proprio su richiesta, eccetera eccetera. È solo una delle feature in più che avremo con quel bottone lì, quindi quello veramente è essenziale, riuscire a essere in tanti. Al di là di questo, ho veramente tanta carne a fuoco perché Warhammer Horus Heresy ha iniziato il suo iter, anzi inizia domani, perché domani parte, e domani tenterò di mettere, scusatemi, sicuramente un'altra recensione al manuale dei traditori. Poi avremo un'altra cosa in mezzo, oggi parliamo di Green Stuff, vedete che ho messo anche la maglietta corretta, perché mi è arrivato stamattina, fatalità, e avevo messo la maglietta non per quello, ma deve essere un segno, vedete, sono baciato dall'imperatore, perché è arrivato il pacco di Green Stuff che ho ordinato, e devo farvi vedere delle cose nuove, veramente belle, tra cui la più bella è un nuovo miscelatore, che vedremo fra poco, per i colori, che costa 17 euro e poco più, e probabilmente riesce a essere un ottimo sostituto del professionalissimo da 110-120 euro, che è quello a terra che vibra. Quindi ora ve lo faccio vedere. Al di là di questo, poi parleremo di altro nelle prossime puntate, insomma ne vedremo delle belle, andiamo avanti con Horus, vedremo i Liquitex perché sono dei colori che mi interessano molto, ho visto molti colleghi che li utilizzano, so che a livello di anche belle arti vengono utilizzati tantissimo, sono degli inchiostri che, come dicono in Toscana, alcuni dei miei follower fanno le buche per terra, e quindi vedremo perché. E faremo un tutorial sui Sons of Horus, per farli tutti, quelli della scatola, un altro tutorial per Imperial Fist, questo perché avete votato loro due, hanno vinto di 1% probabilmente gli Space Wolves, ma ovviamente non posso fare due fazioni alleate, e quindi gli Space Wolves, che sono quindi a questo punto in terza posizione, lasceranno spazio ai Sons of Horus, che si scontreranno con gli Imperial Fist, quindi quelli della scatola essenzialmente hanno vinto. Al di là di questo, poi andremo avanti ancora perché HeroQuest Caffè sta per cominciare, quindi vedremo tutti i tutorial con tutti quanti i produttori di miniature che praticamente parteciperanno attivamente alla trasmissione ogni volta, chi più chi meno a seconda delle puntate, e ovviamente noi affronteremo poi, oltre alle avventure base principale di HeroQuest, tutte le avventure create da me e dal team che prima o poi tirerò su, perché attualmente sono ancora da solo. Ma ho già in mente un po' di persone con cui lavorare, per cui praticamente creare contenuti fatti apposta per il HeroQuest Caffè, in modo tale che vedremo le miniature di Daybreak, magari con gli orchi particolari che fa lui o i nani particolari che fa lui, e voi che dovete andare a affrontarli oppure allearvi con, quindi tutte storie e campagne completamente nuove fatte solo per il mio customizzato Sblock TV. Detto questo, Green Stuff dopo la sigla. We'll be right back.
pronti a partire? Eccoci qua. Allora, questo è il pacco che mi è arrivato da Greenstuff. Come sempre loro hanno il packaging che è spettacolare, perché è fatto apposta proprio con le loro scatole, e quando aprite trovate dentro il polistirolo generalmente. Io ho già levato tutto perché per comodità, per trasporto, ho portato di sopra tutto, sono 49 gradini di volta, e quindi ho levato non tanto per il peso, ma perché dopo mi tocca tornare giù a buttare via il polistirolo. Quindi ho preso i Seafoam Trees. I Seafoam Trees sono degli alberi fatti praticamente naturali, con ovviamente bastoncini che vengono presi da varie piante e poi vengono essiccati e sterilizzati. Quindi, allora, eccolo qua, guardate. Nel frattempo si è messo a fuoco da solo. Vedete che è proprio un albero che è piantabile nel foam e quindi nel polistirolo, diciamo. Ce ne sono moltissimi, si possono anche utilizzare con alberi come quello di My Dungeon che abbiamo stampato non più tardi di 2 settimane fa, dove potete aggiungerli praticamente al flock e creare un albero più alto, più colorato, più ovviamente realistico, ok? Quindi questi sono fantastici anche per chi per esempio fa il modellismo ferroviario, che è un mondo a parte rispetto a quello del fantasy, ma che nell'iperrealismo ovviamente e dell'iperrealismo, diciamo, fa il suo mestiere, perché giustamente riproducono in miniatura tutto quello che deve essere come la realtà. Quindi nel caso della natura questi sono veramente fantastici, costano poco perché Greenstuff, come sapete, ha prezzi più che abbordabili, e mi sembra che siamo sulle 5 euro, 6 euro neanche, e vi danno la possibilità di fare veramente tanti alberi. Allora, detto questo, passiamo oltre. Qui abbiamo i cosiddetti shrub tuft da 6 mm che sono praticamente, diciamo, viola, fucsia, rosa, limba, che colore potrebbe essere questa? Diciamo che, allora, qui loro non lo scrivono, ma comunque diciamo che è un violetta, ma non tanto, forse va un po' più verso il rosa, quindi comunque li vedete, sono dei tuft con i fiori simulati. Adesso vi spiego perché vi faccio vedere tutte queste robette. Questa qui è la Hobby Sand, e praticamente serve a simulare la sabbia. Quando voi l'aprite trovate tutto sigillato, tutto è sterilizzato, quindi non vi preoccupate che quando maneggiate questo materiale è materiale sicuro e atossico, perché è stato lavato, purificato, insomma, e qua sotto lo vedete comunque, no? Quindi questo serve a simulare proprio il terreno sabbioso. Poi abbiamo il Flock Nylon. Flock Nylon è praticamente un nylon lungo, che mi mancava perché io avevo quello corto, e questo si mette con un applicatore particolare che serve a simulare l'altezza dell'erba. Si può mettere, in poche parole, con un apparecchio che crea una piccola carica elettrica, e praticamente, essendo high electrostatic flock, rimane alto quando voi passate con il distributore. Lo prenderò a breve, quindi vedremo una recensione anche di quello. Se ne trovano diversi tipi nei negozi di modellismo online, su Amazon. Sostanzialmente sembra una batteria, in realtà ha praticamente un filtro da cui, muovendo il filtro velocemente, cade l'erba, però cade rimanendo in piedi. Voi sotto avete messo lo spray, passando con lo spray colla praticamente sopra, poi con questo l'erba rimane alta perché la carica elettrica la tiene alta. Molto interessante come tecnica, da provare sicuramente. Ora vi spiego per cosa lo faremo. E Flock Nylon anche qui, quindi ne ho presa un'altra con un altro tipo di colorazione, in modo tale che con due colorazioni diverse ho più varietà del diorama. Tutti questi flock che sto prendendo in questo periodo servono perché ho partecipato al Kickstarter delle Case degli Hobbit e ho intenzione di modificare un tavolo che ho già, che altrimenti rimane lì inutilizzato, per fare praticamente Hobbyville e giocare dentro il tavolo di Hobbyville. Quindi tutto il tavolo da 1,80 m x 1,20 m sarà praticamente la contea, e quindi useremo queste 8 case stampabili in printing, che farò ovviamente con la printer 3D, e dopodiché ci divertiremo a imparare a fare un diorama. Visto che vi piace molto come contenuto quello dei diorami, io sono cresciuto facendo diorami e cresciuto sfruttando la fantasia con qualsiasi cosa trovassi per strada, per terra, a livello di erba, boschi. Quando andate a fare una passeggiata, tutti i
tronchetti, i muschi, le cortezze che diventano rocce, eccetera. Come trasformare un oggetto in qualcos'altro, perché in miniatura sembra qualcosa che nella natura invece sarebbe più grande, e quindi lo vedremo. Poi ho preso delle cose per la stampante 3D, appunto, perché mi servono. Queste sono delle palette di plastica, tra le altre ve ne danno tre, vi dico la verità, una basta e avanza. Io ho quella gialla in produzione direttamente nella scatola di Frozen, ma ne ho prese tre perché per 2,30 ci stava con il brand Green Stuff, visto che è sponsor, e devo dire la verità, molto belle. Tra le altre nere mi piacciono di più, con il loro adesivino. Praticamente servono soprattutto a setacciare e mescolare la resina che sta sul FEP, quindi sulla pellicola lì sotto della vaschetta, ok? E la base della vaschetta, praticamente, dove si mette la resina. Il FEP è questo foglio di acetato trasparente che si flette ogni volta, lasciando la resina che si è solidificata sul ripiano che sale verso l'alto. Questo serve un po' per setacciare, per spatolare, per portare via senza rompere il FEP, perché è di plastica e quindi è un po' più delicata. Ho preso poi semplicemente delle plastic round, quindi delle basette 32 mm, sono 20, anche queste con un paio d'euro le prendete, sono identiche a quelle GV, solo che non sono texturizzate ma lisce in alto. Molto utili comunque, perché appunto con cortecce, questo e quell'altro, qui si fanno le basette della vita. Tale altre, qualcuno di voi mi ha già chiesto un paio di volte, e più di uno, le basette laviche. Non le abbiamo fatte nei famosi tutorial che abbiamo fatto a dicembre insieme nel 2021, quindi tra poco vedremo anche la basetta lavica. Ne ho trovate anche da stampare, per esempio in 3D, quindi le faremo sia stampate che non, perché bisogna imparare anche a farle a mano senza la stampa 3D, e via. Questo è praticamente l'imbuto, questo lo apriamo così ve lo faccio vedere. Praticamente serve, vediamo se si apre, perfetto, è morbido, ok, e quando voi andate praticamente a stenderlo avete proprio un imbuto che è utilissimo per riversare la resina di nuovo nel suo contenitore iniziale quando pulite la vaschetta, se non volete più quel tipo di resina o se avete intenzione di metterla via perché non stampate per tanto tempo, e quindi utilizzate questo. Quando utilizzate questo e rimettete la resina, conviene avere sempre per 2,30 euro anche questo, che è un metal funnel filter, ovvero è identico a un imbuto, si potrebbe usare anche solo questo, ma è perfettamente fit al suo imbuto. In questo modo, quando voi buttate la resina all'interno dell'imbuto, prima passa questo filtro, e se ci sono imperfezioni, peli, sporcizia, pezzi solidificati da qualche, per qualche altro motivo, da qui non escono, esce solo liquido. Poi voi li pulite questi due, richiudete questo e avete tutto riposto magari in un cassetto piatto, anche sottile, perché ci sta tranquillamente. Sono due pezzi veramente belli per la stampa 3D. Io nella stampa 3D mi sono avvicinato da poco, ma la adoro, è un mese praticamente che la stampante stampa. State vedendo anche, tra le altre, quanti sponsor sono subentrati subito sul canale, sono tutti produttori, no? Come Daybreak Miniatures, che è arrivato oggi stesso. E lo ringrazio tantissimo, perché veramente adoro le miniature che fa, gli orchi, i nani, le guardie del caos, gli scheletri, moltissimi li rivedrete infatti in Iroquois Café. Poi abbiamo Durgin Paint, che mamma mia, nulla da dire sul nostro Matteo italiano, che è mostruoso a livello di design, perché fa cose fantasy, steampunk, cartoon che non riusciamo neanche a immaginare nella fantasia, decidesse solo lui. Infatti è famoso per questo e sta facendo un Kickstarter di successo incredibile proprio in questo momento con l'ultima serie. Salutiamo quindi anche Matteo, e poi salutiamo anche Zilot Miniatures, che mi sostiene fin dall'inizio per il progetto. È più di un anno che lavoriamo insieme con Zilot per poter lavorare a Iroquois Café. Infatti tutte le miniature base di Iroquois Café e l'arredo sarà sostituito dalle miniature di Zilot Miniatures. E poi abbiamo altri fantastici come Asgard Rising, piuttosto che sto pensando che ne ho talmente tanti, ragazzi, che sono tutti da mettere in fila. L'ultimo che abbiamo è Bestiarium Miniatures, e questi sono i produttori di File STL. Mi hanno dato praticamente accesso alle miniature che mi servivano per HeroQuest, quindi le sto stampando a nastro miniature di tutti questi produttori, per poi fare tutorial di pittura su ognuno di questi, quindi creare content anche solo con i tutorial, per poi giocare queste miniature con gli ospiti in studio, quindi verrà fuori una figata.
adesivo di Green Stuff tornando a noi, e mi sono tenuto per ultimo il nostro Hobby Paint Shaker. Perché? Perché questo sembra proprio una figata bestiale. È aperto perché l'ho già aperto. Sto prendendo due colori a caso, vediamo un pochino. Vediamo un po', prendo qualcosa che so già che non funziona benissimo, che è il Lava Orange di Army Painter, che spesso, nel mio caso, non è che tutti Lava Orange, nel mio caso vedo che spesso si separano l'elegante. Poi i Spirit Stone Red, che è praticamente un technical della GV, che effettivamente si mescola poco a volte, o si indurisce quando per esempio ho troppo freddo in studio in inverno, e in estate adesso vediamo un attimo com'è, comunque mescoliamo per vedere. E poi potremo provare qualcosa di, direi anche dei metalli, vediamo un po', metalli ci sono, e vediamo un po' qualcosa, guardate, anche di extra opaque game, che sono quelli molto densi della Valeo, e un gunmetal che è essenziale per capire come mescola la parte, insomma, così. Poi vi faccio vedere un'altra cosa interessantissima, cioè che riesce a mescolare anche delle cose veramente grandi come questi tubicioni giganteschi qua. Quindi come funziona? Noi prendiamo, dentro lo trovate in un sacchetto separato. Adesso, visto che è abbastanza carico, probabilmente non gira velocissimo, perché non l'ho ancora messo in carica io, quindi questa carica è quella residua del viaggio. Avete praticamente la ricarica USB e all'interno avete l'attacco small, l'attacco medium e l'attacco large, che come vedete ricopre praticamente tutti i tipi di bottiglietta. È geniale secondo me, perché veramente rispetto a quello da 120 euro, 109 euro che dovete mantenere sul tavolo, questo ve lo portate anche in vacanza. È molto fatto bene, metallo, poi quando lo mettete giù rimane ben piazzato grazie al foam che è qui dietro. Qui avete l'interruttore di gomma, che è praticamente l'interruttore che lo fa attivare. Questo era staccato, questo quadrato qui, l'ho attaccato io, c'è un perno di metallo, e questi sono i tre contenitori che, come vedete, servono a unire praticamente il colore al suo miscelatore. Quindi come si fa? Si prende il colore, come vedete qui sotto, questo è tanto tempo che non lo uso, e guardate come è completamente da mescolare, tra le altre non so neanche se ha la sfera dentro. Si mette la parte quadrata con la parte quadrata qui e avete praticamente l'accessorio. Non si mette dalla parte del tappo, perché, scusatemi, vediamo, sì, esatto, scusate, il contrario, si mette dalla parte del tappo e si chiude fino in fondo, ok? Eccolo qui, scusate, ma anche io è la prima volta che lo vedo, ma l'ho guardato solamente online. Poi premete qua sotto il tasto arancione e lui comincia a girare. A questo punto voi dovete solo tenerlo in mano e aspettare che faccia il suo mestiere. Potete ovviamente sfruttare la forza di gravità, quindi tenerlo verso il basso e poi rimescolare tenendo verso l'alto, e si vede già in trasparenza che il colore effettivamente si sta mescolando, il legante si sta unendo all'acqua e all'olio, che noi chiamiamo medium sostanzialmente, e penso che già una cosa del genere basti. Vediamo un po' se questa idea della forza centrifuga ha dato una mano ai ragazzi. Mi sembra proprio di sì, guardate. Adesso facciamo una prova. Allora, quando levate, ricordatevi di levare via dritto, di non girare, perché altrimenti svitate. Ecco perché all'inizio volevo dire non dalla parte del tappo, però in questo caso, visto che non si può fare altrimenti, è così. Allora, vediamo subito, uno zoom per tre, che effetto fa e se è bastato quello che abbiamo fatto ora. Guardate, è abbastanza mescolato, ok? L'unica cosa, che adesso qua lo vedete sulla trasparenza, è che è ancora un po' liquido, quindi praticamente quello che serve a noi è che diventi un po' più denso, ok? E quindi niente, semplicemente lo rimettiamo, e voglio vedere anche quanto ci mette quando un colore è completamente nuovo. Questo, vi ricordo, è un base praticamente molto 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 denso, quindi non deve essere così liquido. Vedete come gira veloce? Praticamente ora
voi lasciate che faccia il suo mestiere con la forza di gravità. Secondo me, ragazzi, questo qui, quando ci mettete dentro due sferette che cozzano fra di loro con la forza centrifuga, mescolano i lati, le sfere li mandano verso il centro, lui manda verso l'esterno e secondo me mescola abbastanza velocemente. Ma soprattutto, quando lo dovete ricaricare, attaccate qualsiasi caricatore per telefono con la sua porticina mini USB, che ovviamente è qui sul lato, e praticamente avete già un portatile praticamente fantastico che vi permette di miscolare. Vediamo un pochino se è migliorata la situazione qui. Mi metto a fuoco. Ok. E sì, guardate che differenza di consistenza rispetto a prima. È già sicuramente molto meno liquido. Beh, niente male. Niente male questo. Scusate che non mi vedete. Devo dire la verità, niente male. Questo colore qui non lo usavo da più di un anno. Quindi per farvi capire. Adesso torno un attimo in 1x. Eccoci qua. E vi faccio vedere come funziona con il resto, perché ovviamente più grosso è, meno in teoria potenza ha il motorino, allora andrà caricato. Si mette qua sempre la parte quadrata, ok, ci siamo, eccola qui, mettiamo a fuoco, così siamo a posto, e anche qui mettiamo il tappo, no, questo è lo sbagliato, scusatemi, è più meglio. Opla. Questo si può anche mettere così e secondo me è meglio, perché il tappo è meglio lasciarlo fuori, ok? E via, fate mescolare. Allora inizia partendo leggermente più lento, poi diventa subito veloce, e anche qui secondo me, sfruttando la forza di gravità e la forza centrifuga, si ha un bel lavoro. Ora guarda, si ha un attimo, ok, eccolo qua. Quando l'ho girato ha avuto un attimo di ripensamento, ha detto oh, no, non ce la faccio, ma di qui dipenderà molto dalla batteria, secondo me, perché ovviamente più è grosso, più rotazione deve fare, più sforzo fa. Però guardate, perfettamente mescolato, metto a fuoco. E colore, eccolo qui. È perfettamente mescolato, ci abbiamo messo pochissimo anche qui, quindi direi che veramente è ottimo. Il di qua lui non entra, quindi si può mettere da questo lato, no, anzi no, questa boccetta qui non è fit, non entra perché è piccolina. Ci sono, mi sembra, delle boccette come questa, un po' sempre Green Stuff Crackle Paint, che è un po' più altina, ok, che dovrebbe andare, infatti va, vedete. Voi la mettete fino in fondo e andate, fa girare qualsiasi cosa, quindi il motorino è abbastanza potente, e ovviamente anche qui basta lasciarla andare e vi mescola il colore all'interno anche delle bottigliette grandi. Ragazzi, questa secondo me è un'invenzione rivoluzionaria, perché ci pensiamo da una vita. Da una vita c'è gente che fa con i trapani, si inventa le cose con i Dremel, eccetera, eccetera, ma a parte il fatto che bisogna aprire tutta la storia del trapano, eccetera, eccetera, insomma qua direi che abbiamo un altro prodotto, no? Questo ve lo tenete in vicino ai colori, guardate, questi li potete mettere uno dentro l'altro e non vi rompono le scatole, quindi ve li mettete accanto nella vostra mensola, avete il vostro miscelatore, quando andate in ferie semplicemente ve lo portate dietro, lo attaccate al vostro caricatore USB e siete a posto, avete praticamente un miscelatore portatile con meno di 18 euro. Questa è una bella idea. Vi ricordate che quando abbiamo provato il cleanser con l'acqua che si deve rinnovare sempre pulita, non è andata proprio così bene. Questa volta, vi devo dire la verità, è una genialata. Recap. Sincerità sempre e comunque, questo è quello che servirebbe al mondo intero, ma sicuramente nel mio canale non mancherà mai. Quindi se devo demolire qualcosa lo demolisco. Voi sapete che con HeroQuest non è andata tutta benissimo la recensione, perché le miniature erano un po' così, quindi le cose vanno dette, perché quando poi voi giustamente andate a prendere qualcosa perché magari vi siete entusiasmati grazie al fatto che vi ho mostrato qualcosa, non deve accadere che non vi aspettavate una cosa perché magari io ve l'ho raccontata diversamente. Questa cosa secondo me è veramente odiosa e non fa bene
proprio non fa bene a nessuno, né all'umanità né a noi hobbisti. Le cose devono essere funzionali, devono essere veramente belle, altrimenti c'è altro sul mercato, c'è poco da fare. Ecco perché il discorso degli sponsor va saputo gestire. Io per esempio tutti gli sponsor che attualmente ho, sono 18 in questo momento, sono tutti quanti scelti e selezionati da me. Dico di no anche una volta al giorno, due volte al giorno a qualcuno. Mi hanno offerto di tutto, qualcuno di voi lo sa, persino gli ossetti gommosi per non dormire la notte. Tutta quella roba lì a me non interessa. A me interessa quello che mi piace, quello che funziona, e a volte anche i marchi che mi danno le cose da provare non sempre riescono alla prima, ma io sono sicuro che il cleanser, grazie anche ai feedback sinceri, riuscirà a diventare migliori. Quindi assolutamente sincerità. Questo, sinceramente parlando, è un signor prodotto. Bello pesante, quindi ha il suo, la sua sensazione di valore, che sapete che le cose che pesano sembra che valgano di più. Sinceramente il motorino è velocissimo, basta caricarlo per poco tempo con la spina, lo potete attaccare anche ai famosi 15-20 volt adesso dei telefonini, e quindi lo caricate in un attimo, e quando va a pieno regime, come avete visto, mescola cose che non ferme anche da un anno. Quindi non ho fatto il test più easy della vita, ho fatto il test più difficile, perché ho preso un Valeo base che non usavo da più di un anno, giallo, che qualcuno di voi si dipinge sa cosa vuol dire quella separazione del legante, quindi è andata benissimo. Dall'altra parte, bellissima l'idea di avere i tre, praticamente i tre contenitori per le tre boccette, quindi molto versatile. Che dire, questo è un gran prodotto. Poi ovviamente tutto il resto che avete visto lo vedremo all'opera durante il riadattamento di questo tavolo, che è quello che vedete nel trailer del iscrivetevi, che ormai è ovviamente il più visto del canale perché sta sempre in cima, che è lo spot praticamente che finora ho mantenuto del canale. Quello è un tavolo che ho fatto io all'inizio per lanciare il canale. Siccome è accumulato in un angolo dello studio, e tra poco voglio rifare appunto per bene tutto il set per HeroQuest Caffè, approfitto per tirarlo via da là, lo mettiamo sul tavolo, modifichiamo trasformandolo nella contea, abbiamo già un fondale marrone verde fantastico, ci aggiungiamo le casette, trasformiamo il tavolo in Hobbyville e ci giochiamo con quello che vogliamo, ovviamente suppongo partite fantasy. Ragazzi, vi ringrazio, per oggi è tutto, ma ci vediamo prestissimo perché, vi ripeto, siamo pieni di cose da vedere e da fare insieme. Alla prossima!